Io sono qua con Tower. Ciao. La bellissima Tower. Come ti chiami? Bearno. Bearno. Senti, mi dite cosa facciamo stasera, che io sono timido. Presentiamo la seconda semifinale del Banana Quiz. Ma che bravo, sono quasi emozionato. Intanto è qua. Sigla. Ba 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 banana quiz, 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 per tutta l'estate gioca insieme a noi al banana quiz, ba ba banana quiz. Ma come funziona la semifinale? Due concorrenti che risponderanno correttamente al maggior numero di domande avranno accesso diretto alla finale. Ogni risposta corretta equivale ad un punto. Dentro la scatola, in mezzo a centinaia di domande, ci sono come sempre la banana, che equivale ad un punto regalato, e la scimmia, che ne mangia uno. Diamo ufficialmente il via alla seconda ed ultima semifinale del Banana Quiz Double. Lorenzo, tu sei il primo di questa nuova serata, sei caldo? Sono caldissimo. Però sei troppo alto, Lorenzo, non ci arrivo. Dai Lorenzo, pesca. Pesca. Qual è il potere di Wolverine, personaggio dei fumetti pubblicato dalla Marvel Comics? Ha gli artigli che gli escono dalle mani. Ed è immortale. Qua dice la guarigione e la rigenerazione. La prima risposta che hai detto è quella degli artigli, qua sono severissimi. Qual è il lago più grande del Nord America, Lago Superiore o Lago Michigan? Lago Michigan. È Lago Superiore. Oh. 50-50 stavolta. Qual è la capitale della Romania? Bucarest. Bucarest. È difficile perché io mi confondo sempre con la capitale. Budapest. Con Budapest. Quanto fa 3 per 3 meno 3 più 3? 3 per 3 meno 3, 3 più 3. 9. 9. Quale cantante era soprannominato Re Lucertola? Jim Morrison o Kurt Cobain? Jim Morrison. Jim Morrison, giusto. Infatti c'è anche una canzone che si chiama La celebrazione della lucertola. Te lo dico io perché amo Jim Morrison. Lo struzzo, nonostante sia molto pesante, è in grado di volare, vero o falso? Falso. Falso, lo struzzo non vola. Corre. Corre. L'insieme di colori primari sottrattivi è composto da... Buio. Non so, sparo a caso, giallo, blu e verde. Ho sparato completamente a caso. A parte che sei fuori tempo massimo. Hai beccato solo il giallo. Poi c'è il magenta, che non ho idea che colore sia. E il ciano. Colore è? Colore di... È tipo un azzurro. È un azzurro. Ah, ok, un azzurro. Nella religione greca, che compito aveva Caronte? Era il traghettatore delle anime nell'Ade. Traghettatore delle... Traghettava le anime dei morti al di là del fiume Ade, l'Acheronte, quindi è giusto. Chi è stato il nemico più celebre di Batman? Joker. Joker! Andiamo, bravo! Mistero, la giuria ci dice mistero, quindi non posso dirti né quante ne hai sbagliate né quante ne hai fatte giuste. Hai buona memoria? 6 su 9 l'ho fatto. 6 su 9 sei un buon risultato. Io ti saluto, ti auguro buona serata e ti auguro di ritrovarsi in finale. Speriamo. Salutiamo anche la compa, bella zio. Piomanti non lo so perché parla troppo veloce, quindi Eminem guarda. It's black. It's black. Però devi fare anche così con la mano. Sì, ho capito che siamo. Stavo facendo un po' di intrattenimento popolare. Bogdan, vai! Che ne abbiamo 9 da fare. Chi si spoglia quando comincia a fare freddo? Gli albero. Gli alberi, l'albero. L'albero! Dove si sono svolte le Olimpiadi 2016? In Brasile. Brasile.
chi ha interpretato il brano Io non mi privo. Buio in sala. De André. Paolo Simoni. Sbagliata. Ha detto De André. Non ho mai sentito questa canzone, non so la canzone sia. Non so, sia, non so, chi, è Paolo Simoni, non so chi è Paolo Simoni. Quante sono le gare che costituiscono il Decathlon? 10. 10. Qual è il titolo della canzone che ha come ritornello Io ci metterò tutta l'anima che ho, quanta vita sei da vivere adesso? Cremonini. Devi dire il titolo della canzone. Ah, non lo so, combattere. Come saprei amarti io? Non era né Cremonini né combattere, cioè proprio classica canzone cantante. Non lo so, non lo so. Con la figura retorica dell'iperbole si indica uno scambio di nomi o un'espressione esagerata? Un'espressione esagerata. Un'espressione esagerata. Sei, vai, vai. Non fermiamoci. Che esemplare è Stitch? Di Lilo e Stitch. Sette, otto, nove, otto. Un alieno. C'ha ragione anche te che c'ha tutti i fratellini lì con i poteri super speciali. Quali sono le quattro case di Hogwarts nella serie dei romanzi di Harry Potter? Qui abbiamo i fanatici di Harry Potter impazziti. Serpe verde. Qua di Harry Potter, eh? Non la so, perché non segue Harry Potter. Grifondoro e qua di Harry Potter. Poi c'è Tasso Rosso e Corvo Nero. Bene, le sapevo ma non le sapevo. Nel libro della giungla, che animale è Blue? L'orso abbraccia tutti. L'orso abbraccia tutti. E allora ti abbraccio come l'orso, è giusta. E nella giuria mi mette via la lavagnetta. Ti faremo sapere com'è andata. Ok? Andiamo a Berlino, Beppe. Io ti auguro di andare a Berlino. Ma che vada, ci vediamo il banana. Vai, Giordano, pesca. Qual è la capitale della Svezia? Stoccolma o Helsinki? Stoccolma. Stoccolma. L'astronauta americano Neil Armstrong fu la prima persona a mettere piede sulla luna, vero o falso? Vero. I love you. Vero. I love you. Quando lo nomini non c'è più, cos'è? Silenzio. Il silenzio. Io pensavo già qualcosa di... Chi è Efesto nella mitologia greca? È il dio... è il dio del vino. È il fabbro degli dèi, colui che forgiò le armi di Achille. Come si chiama l'attrice che interpreta Carrie nella serie TV Sex and the City? Qui ci vorrebbe una donna. Non lo so, Victoria Beckham. Victoria Beckham. Sarah Jessica Parker. Io non so chi sia Vittoria, anche l'altra. In campo informatico, l'URL è l'indirizzo delle varie risorse del computer, scusa, delle risorse di internet, oppure il circuito per la conversione dei dati? Per le risorse di internet. Per le varie risorse di internet. Chi ha portato la bandiera italiana alle Olimpiadi del 2016 a Rio? Federica Pellegrini. Un mostro, mi inchino alla scienza. La medusa australiana, aia. La medusa australiana ha dei tentacoli che contengono tossine sufficienti per uccidere 1, 50 o 100 persone? 50. 50. 50 persone. Ernest Hemingway sta a scrittore come Paolo Brosi, come Paolo Picasso sta a solista o pittore? Pittore.
Ma che bravo! Pittone! Ma che bravo! Sei stato un missile! Grazie! Un aereo! Meno male! Buona fortuna, buona serata. È finita la puntata. Non abbiamo più concorrenti. Quelli che mancano non si sono presentati. Non si sono presentati, quindi come da regolamento verranno automaticamente eliminati. La seconda ed ultima semifinale del Banana Quiz Double viene vinta da Giordano e Lorenzo. A questo punto non mi rimane altro da fare che chiamare i miei bracci destri, sinistri, gambe, braccia, Matteo, il cameraman, il montatore di immagini, la valletta Lella, il buon Marco stasera ci ha abbandonato anche lui, Adriana non si è vista. Con qualche difficoltà ma siamo arrivati alla fine. Siamo rimasti solo in tre. Cioè è stato un... è il numero perfetto, no? Come i tre porcellini? Le tre grazie. Le tre muse? Gioco la banana. Ciao, buonanotte, buona serata. Ci vediamo in finale. Ci vediamo in finale. Una perla. È meglio una musa oggi che tre muse domani. Ma cosa sono ste muse? Vi lasciamo così con il dubbio. Quali sono le tre muse?